figlio non è finita con l'impero romano, è continuata nei secoli. C'è ancora oggi. Il secolo XX è stato definito da San Giovanni Paolo II il secolo dei martiri. Secondo statistiche, non della Chiesa, ma statistiche laiche, statistiche dell'ONU, ogni anno circa 200.000 cristiani patiscono, cristiani cattolici, ortodossi e anche protestanti, patiscono per la fede, molti dei quali vengono uccisi. Allora il secolo dei martiri non è più quello dell'impero romano, certo ci furono, ma è molto di più quello attuale. Questo è il martirio del sangue. Tertulliano, lo scrittore cristiano del terzo secolo, diceva che il sangue dei martiri è seme di cristiani. E questo si verificò nell'impero romano. Non sempre è così. Il Nord Africa, l'attuale Tunisia, Algeria e Marocco, era tutto cristiano. Oggi non c'è più niente di cristianesimo. Quel poco che c'è è di europei che passano. Quindi il sangue dei martiri non è diventato seme di cristiani. In altri casi invece è diventato seme di cristiani. Per dire che il problema è più complesso, di slogan peraltro giusti ed efficaci per ciò che dicono. Ma il martirio è soltanto dare il sangue per Cristo, no, è soltanto, non è poco, è dare il sangue per tutta la vita. Certo, la forma più completa di martirio, di testimonianza, ma martirio proprio questo, è dare la vita. Però ci sono forme intermedie di martirio che attraversano la vita di ogni buon cristiano. Nella nostra società, professarsi cristiano e vivere in modo cristiano espone al pericolo di essere costantemente deriso, spesso emarginato, talora di trovarsi con una carriera tagliata o peggio con aver perso il lavoro, in ogni caso di essere censurato e di essere osservati con un occhio non propriamente benevolo. Questa è la forma di martirio che può capitare non soltanto nei paesi in cui imperversa un odio fluente anticristiano, ma anche nel nostro mondo occidentale, nella nostra democratica società. Allora la celebrazione del martirio di Giovanni Battista, l'esempio che egli ha dato, senza dimenticare tutta la funzione generale che ha svolto, rispetto al Signore Gesù, la sua funzione nella storia della salvezza, punto di raccordo tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Ecco, la celebrazione del Battista ci ricorda che per essere buoni cristiani non si può escludere il martirio, ma quello che abbiamo accennato poc'anzi, e non lo si può declinare con furbizia, diplomazia o mettere da parte. È una caratteristica della vita cristiana in relazione al primo testimone, al primo martire, che fu il Signore Gesù. E però Gesù ha anche detto un'altra cosa, che ci deve essere di sprone e di consolazione. Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Questo vale in modo evidente per Giovanni Battista e per i martiri che hanno dato la vita, e vale in un modo più leggero anche per noi, nella quotidiana testimonianza che dobbiamo dare al Signore Gesù, al valore liberante e salvatore del suo Vangelo.
seguito alcune piccole comunicazioni. Domenica scorsa abbiamo fatto la colletta per i terremotati promossa dalla conferenza episcopale. Sono stati raccolti 751 euro che il governatore ha provveduto a trasmettere all'apposito ufficio della Comune. Inoltre, un confratello e due fedeli hanno finanziato l'opera di restauro di uno dei quadri che sono dietro l'altare, i quadri che sono l'altro giaceva ancora con la polvere dei secoli, è stato riportato all'originario splendore e oggi brilla nell'abside della chiesa e noi possiamo ammirarlo e ammirandolo possiamo anche ringraziare quei benefattori che hanno finanziato quest'opera, rendendo, non dico completa, ma quasi completa la restaurazione di questa chiesa riportata all'originario suo splendore. Sia lodato Gesù Cristo. Ora procediamo anche alla cerimonia dell'accoglienza di nuovi confratelli. Dopo il credo vi sarà questo rito che è tradizionalmente previsto, con l'augurio a questi confratelli di entrare nella confraternita e di vivificarla con la loro competenza umana, professionale e cristiana. Amen.
grazia di ogni Dio.